Grazie di essere venuta. Me l'ha consigliato l'avvocato. C'è un treno fra un'ora se vuoi riandartene. Bene, se ti basta un'ora per... No. Allora, eccomi qui. Fatto col tuo lavoro? Che lavoro? Sei impiegata, no? All'amministrazione dell'ospedale? No, non più. Adesso mi occupo di libri. Tu? Cos'è? Ti sei messa a fare l'intellettuale? Ho detto solo che mi occupo di libri. Ci sono degli editori che mi hanno concesso l'esclusiva per tutta la provincia e così ho messo su una specie di agenzia. Oggi ho chiuso per motivi di famiglia. Motivi di famiglia? Ah, sono commosso. Non potevo mica dire la verità. La verità? E qual è la verità? Appunto, qual è? Signor. Due. Ma guarda che paga anche i bambini. Allora tu. Signore, i biglietti non li prende? Ah. Ti è mai capitato di trovarti per la prima volta in un posto e avere la sensazione di esserci già stato? Capita a tutti. Chissà cosa sarà. Sei più venuta a Venezia? Ci sono tornata un paio di volte da allora. Perché non mi hai avvisato? Te l'ho anche scritto, ma non mi hai risposto, naturalmente. Se lo dici tu, può darsi. Non può darsi, è così. Vabbè, ho capito. La rivedi volentieri? Sempre bella. Anche adesso. Sembra una nave in fondo al mare. È bella da morire. Non sei d'accordo? Allora? Venezia è sempre Venezia. Ah, certo, che scoperta. Anche Pompei è sempre Pompei. Ma è vero che affonda? Ma, almeno così dicono. Sono sparite Menfi, Ninive, Babilonia. Perché dovrebbe sopravvivere proprio questa? Prima o poi se ne andrà, vedrai. Tu torneresti a viverci? Che cosa vuoi dire? Ma niente. Sei chiusa come un riccio. Attento allora, potresti farti male.
Ca' Foscari. Che ora era quando ci incontrammo la prima volta? Mezzogiorno, le 11. Alle 4 del pomeriggio eravamo già a letto. Ricordi? Essere a casa in serata. A casa? Sì, perché? Come dovrei dire? Lui lo sa che sei venuta? Lui chi? Di chi vuoi che parli? Di lui? Certo che lo sa. Noi ci diciamo sempre tutto. Il nostro è un rapporto leale. Moglie! Moglie! Non ha fatto commenti. Non ha cercato di mandare l'avvocato al posto tuo. Voleva venire lui al posto mio. Ah, uno dei più rispettabili cittadini di Ferrara si scomoda per venire a parlare con me. Uno dei meno rispettabili cittadini di Venezia. Per offrirmi quanto? 10 milioni? Eh? 20? Non ridere di lui, è un uomo serio. Mi ha aiutata molto. Scommetto che Giorgio lo chiama papà. Certo che lo chiama papà. Abiti sempre qui a San Samuele? No, no, ho una specie di studio in Giudecca. Si sta più tranquilli, si vede tutta la città. Però lo sa che suo padre è un altro. Cosa? Ah, Giorgio. Cosa fa a proposito? Va a scuola, come tutti i bambini. Avrete scelto un bel collegio, spero. Scuola pubblica. E che fa? La seconda media? No, la prima. Ah, giusto. Ha 11 anni tra un mese. Il 26 ottobre, vero? Già. Deve essere bello grande. È per Giorgio che mi hai chiamata, vero? Il tuo avvocato che ne pensa? Rispondimi, per piacere. E se volessi far l'amore con te? È un mio diritto, in fondo. Non siamo neanche separati. Allora i capelli? Li portavi giù. Tu non hai voglia di far l'amore con me. Chi te lo dice? Lo so. Ne sono certa. Hai sempre preteso di sapere tutto di me e non hai mai capito niente. Ma non puoi avermi chiamata solo per fare l'amore. E invece sì. Cos'è? Non sei riuscita a trovarti un'altra donna? Non sono nato per vivere in due, dovresti saperlo meglio di ogni altra. No, oh, se lo so. E allora? Mi hai messo tante di quelle corna. È il matrimonio che è sbagliato. L'ho capito solo adesso. Che cosa hai capito adesso? È una specie di licenza da mare. Il prezzo è uguale per tutti, restare nel gregge. I sacrifici di una donna sposata... Ma fammi il piacere! Il sacrificio di una donna sposata è quello di far finta di godere con suo marito per tutta una vita. Non parlo per te, naturalmente. Il nostro amore è stato sempre una lotta. Mai in pace, nemmeno nei momenti più belli. Ci saremmo divorati se a un certo momento... Non te ne fossi andata? Se tu non mi avessi costretta ad andarmene. Io ti sono stata sempre fedele, fino a che siamo stati insieme. Hai delle piccolissime rughe qui, che prima non avevi. Ti stanno bene. Forse è per questo che sei più bella. Si vede che i soldi fanno bene. Mi fai paura. Sei venuta solo per paura? Da te ci si può aspettare di tutto. Di tutto? Chissà, hai ragione. Vieni, andiamo a prendere un caffè, io sono stanco, tu no? Yeah. Just the Venice that nobody knows.
Qui o lì? Lo stesso. Ci mettiamo qui fuori? Fa un po' freddo, mi pare. O hai paura di comprometterti? Venezia è pettegola. E poi lo sanno tutti che vado a puttane. Mi odi, vero? Sei tu che ti fai odiare. Perfetto. Buongiorno, professore. Salve. Guarda chi si vede. Mi porti due caffè lì fuori. Il nostro grande maestro. Buongiorno. È un po' che non la vediamo. Mi dà un bicchiere d'acqua. L'altro giorno ho letto sul gazzettino di quella nuova orchestra che hanno messo su. Complimenti. Ah, già. E sarà lei a dirigerla, professore? No, no, io non dirigo niente. Suono quando serve e basta. Ah, è sempre così noi veneziani. Una volta esportavamo geni in tutto il mondo. Oggi anche quei pochi rimasti non vogliono più far nulla. Ma allora chi dirige? Si dirigono da soli. Da soli? Dei ragazzi appena diplomati? Sono in gamba e ben preparati. Riportano subito. Cos'erano quelle pillole? Niente, un po' di mal di testa. Sarà il tempo. Ma quante ne hai prese? 2000, perché? Ecco qua, professore. Signorina. Grazie. E tanti auguri per l'orchestra. Di quale orchestra parlava? Niente, ci sono dei ragazzi del conservatorio che hanno messo su una piccola orchestra da camera qui a Venezia. E tu che c'entri con loro? Vogliono fare il disco di un pezzo raro, un antico concerto per oboe e archi, e hanno chiamato me. Lo proviamo in questi giorni. Ma allora adesso non suoni più alla Fenice? Come no? Anzi, sono diventato primo oboe. Per uno che sognava di diventare von Karajan. Non si può dire che sia un gran risultato. Come sta tua madre? Mia madre? Sì, morta? Devo dire che a Villania stai sempre bene. Non sei cambiato tu. Ma che te ne importa di mia madre? Se non l'hai mai potuta soffrire. Sì, 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 va bene, so. Volevo ancora chiederti di Giorgio e poi è saltata fuori tua madre. Cos'è? Ti sorprende anche se chiedo di Giorgio? O secondo te non ne ho il diritto? È stonato, se è questo che vuoi sapere. Stanno preparando una specie di saggio in questi giorni a scuola. La sua maestra gli ha detto di aprire la bocca ma di non cantare, se no si tira dietro anche gli altri. È abbastanza bravo in matematica e scienza, ma in italiano va malissimo. Non sa mai cosa scrivere. Forse leggono troppi fumetti. E cosa dice di me? Cosa vuoi che dica? Hai detto che sa che quello non è suo padre. Certo che lo sa, ma così. Non se ne parla più ormai fra noi, forse nemmeno si ricorda. Non aveva che 3 anni a quell'epoca, lo sai. Ma non mi nomina mai, no? Lo faceva fino a poco tempo fa. Finiva sempre la preghiera della sera dicendo: proteggi il mio papà vero e fallo felice. Davvero edificante. E adesso non lo dice più. Adesso non dice più le preghiere. I bambini hanno dei periodi di fervore religioso, poi gli passa. Io credo sia bene lasciarlo libero, no? Quando era piccolo mi ossessionava un'idea. Mi dicevo continuamente: se morissi adesso che mio figlio ha un anno e mezzo, non si ricorderà di me, non avrà memoria di suo padre. Che idea, Valord, chissà se tutti i padri le hanno. Si vede che sei diventata forestiera. Se si apre di colpo una finestra te ne accorgi. Cammina in mezzo alla calle. Cosa? Hai 2 figli, sta attenta. Non capisco niente. Povero Riccio, fai tanta tenerezza. Quanti anni hai? 19. Io 23, quasi 24. È casa tua questa?
No, no, è una camera in affitto. Ti vergogni? No, è che io non ho... Non ho mai... Non hai mai fatto l'amore con un uomo che conosci appena? Non ho mai fatto l'amore. È la cosa più bella del mondo. Passerà presto, è troppo forte. Dove vuoi andare? È la seconda volta che me lo chiedi. Ah, sì? Sì, e non mi hai ancora detto perché mi hai fatto venire. Allora? Dai, è la seconda volta che me lo chiedi. Non mi hai risposto. Che cos'hai, fretta? Se hai fretta c'è un treno alle 12, binario 5, ciao! Non mi puoi rispondere sempre in questo modo, ma che significa? Ma non ti sembra di avermi fatto soffrire abbastanza? Sai, per questo anche tu mi hai fatto soffrire abbastanza. Va bene, ho capito. Cosa? Tanto. L'altro tuo figlio, quanti anni ha? 4. Come passa il tempo. Porta il nome del padre o il mio? Quello del padre. Io non figuro come madre allo stato civile. Mi sembra la soluzione migliore. Per tuo figlio intendo, visto che il padre è ricco. E poi verrà il divorzio anche in Italia, tutto si accomoderà. E forse verrà qualcosa anche meglio del divorzio. E sarebbe? Tempo al tempo, mia cara. Sentite come puzza l'acqua qui. Anch'io ho parlato con il mio avvocato. Beh, allora spero ti avrà spiegato che se tu mi denunciassi per adulterio, nessun pretore mi condannerebbe oggi. Chissà. Ma cosa credi, che affiderebbero Giorgio a te? Ti sei fatto le puttane di mezza Venezia. Bel padre saresti. Io sono a posto. No, tu vivi in concubinaggio con un tizio, la fiderebbero a me. Ho una casa, un lavoro, sarei un padre perfetto. Lo sapevo che era per questo. Potremmo fare a metà. Cosa a metà? È semplice, mio figlio a me e il suo a te. Tu provaci. Signore e signori, so benissimo che non è nelle consuetudini, ma col vostro permesso vorrei dedicare l'esecuzione di questa sinfonia alla persona che mi è stata sempre vicina, a colei che con la sua fede nel mio genio ha saputo condurmi sulla via della gloria. Mia moglie. Pa 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 pa. Thank you.
Torno subito, aspettami qui. Mi hanno proposto una serie di concerti in Italia. E poi all'estero. E tu sarai sempre con me, amore mio. Tutte le sere a teatro. E la gente ti guarderà e dirà: vedete, quella è sua moglie. Bravo. Alle volte ho dei pensieri che mi fanno paura. E cioè? Che se non ci fossi stata io, tu davvero saresti diventato un grande direttore. Stupidaggini. Siamo separati da 7 anni e non ho combinato niente lo stesso. Non c'era la stoffa. Del resto meglio così. Perché meglio così? Lo so io. Strissimi! Come va, avvocato? Ah, mi sta sempre Drio, ma non che davo confidenza. Posso avere anch'io dei cedimenti sentimentali. Che male c'è di vedere quella casa? È stato il nostro nido d'amore. Si dice così. Lì ci siamo amati, odiati, c'è nato nostro figlio. È successo tutto lì. Per questo la ricordo come un incubo. E anche me? Tu cosa? Ricordi anche me come un incubo? Da te non ho avuto che male. Se ti faccio tanto schifo, perché sei venuta? Perché tu m'hai chiamata. E ancora non mi hai detto perché. Ma qualunque sia il motivo, te lo ripeto, sono disposta a tutto. Bada che non mi lascerò portare via niente di quello che ho. Niente. Lo difenderò in tutti i modi, ricordatelo. Anche i soldi? Si tratta di soldi, dunque. Eccola. Grande e comoda. Sì, sì, sì. Ma certo.
facciamo fuori? Questo è il... In quanto viene al mese, signore? Parliamo più. Andiamo a fare l'amore. Questo è il giorno. Ed inverno forse è un po' freddino, ma con una stufetta elettrica. E la camera matrimoniale? C'è un bel letto, spero. Oh, è la camera più bella di tutta la casa. Vengano, vengano. Ci sono vissuta per quasi 30 anni. Anch'io mi sono sposata. Da sul campo, sì. Ma certo, signora, sì, sì. È proprio una bella posizione, centrale, silenziosa. Guardino, guardino. Andiamo a fare l'amore. E aspetta. Sono sposini anche loro. Ricordi la finestra? Sì. Era la terza dall'angolo. Le hanno tutte ridipinte. Ricordi quante volte gliele abbiamo chiesto noi? Dove vai? Cosa vuoi fare ora? Niente, mi piacerebbe rivederla. La signora Gemma ci farà salire, vedrai. No, mi secca nella nostra... Ma cosa vuoi che ne sappia di noi? Chi è? Ah, la signora Gemma è in casa. Che cosa vuole? Beh, abbiamo abitato qui qualche anno fa. È una sartoria. Ma non si può salire un momento? Adesso è chiuso, è una sartoria. Beh, che ne dici? Che sarebbe ora che mettessi giudizio. Consiglio prezioso, mia cara, ma non ci manca molto. Ferma così, non muoverti. Cosa c'è? Peccato, ti sei mossa. Per un momento t'ho vista con Mary. Tutta occhi e ossa. Ti ricordi come ti chiamavo? Stuzzicadenti. E chi altro? Ossicino. Avevo sempre fame. Non facevo che mangiare. Una sposa smaniosa. Mai visto una con tanta voglia di far l'amore. Se è per questo anche tu ne avevi sempre voglia. Sarà andato tutto a rotoli. Ma nessuno ha mai fatto l'amore come noi due. Forse per questo è finita così. Era troppo bello per durare. Sono stato a Ferrara, ho visto il tuo uomo. Come l'hai visto? No, non t'agitare, l'ho visto da lontano mentre usciva dalla sua fabbrica. Come fai a far l'amore con lui? Non ti riguarda, sono io che lo faccio, non tu. Certo. E lo fai solo con lui? O c'è qualche altro ogni tanto? Affari miei! Torna pure alla stazione se vuoi. No. Adesso no. Ho fatto la modella. E poi la supplente in una scuola serale. Ci avevi lasciato senza un soldo. Te lo ricordi questo almeno? So io quello che ho passato. Un inferno. E sempre continuamente sola. In tutti i sensi. Quando ho incontrato Emilio, quello che tu chiami il mio uomo, ero disperata, non ce la facevo più. Anche lui cominciava allora a farsi una posizione. E non è quello che credi. È uno che si è fatto da sé. Lavorando 14 ore al giorno. E lo fa ancora. Anche adesso, che è a capo di un'azienda. Se gli dico, torna a casa prima stasera o portami a fare un viaggio, a te farà ridere, lo so, ma lui lo fa. Ehi, maestro. Ciao. E non sono i soldi che contano, è il rispetto, i sentimenti veri, puliti, la pace che mi ha creato intorno. Vuol bene anche a Giorgio e Giorgio sta bene con noi. Ci saremmo anche sposati se tu non fossi sparito quando mi ero decisa a chiedere l'annullamento. Non è così, Benedetto. E poi dove vai che in campo non c'è nessuno? Tu fai finta di disprezzarlo perché è un uomo pieno di soldi. La verità invece è che lo odi perché è un uomo che ha avuto successo. Perché volevi vederlo? Vedi quelle ceste? Le riempiono di granchi appena nati. 700, 800. Quanti ce ne stanno? Dopo qualche mese li tirano su. E vendono i granchi rimasti, i più forti. Quelli cresciuti nutrendosi dei più deboli. Lo sapevi?
Rispondi, cosa volevi da Emilio? Non me ne frega niente di Emilio! E neanche di te, se vuoi saperlo, né di Giorgio, né dei soldi! Allora che cosa vuoi da noi? Cos'è questo tuo venire a Ferrara e farmi venire qui? E vattene! Vattene via, se hai coraggio, su, avanti, vattene! Se siete tanto forti! Se sei così sicura che non ti posso far nulla, avanti, vattene! Dio mio, sapessi quanto ti odio! E anch'io ti odio! Mi fa schifo questa tua mentalità borghese, queste tue paure! La prima cosa che hai detto arrivando è stata ho parlato con l'avvocato! E che non posso farti niente, che non posso toglierti niente, ma chi ti ha mai chiesto niente? Su, vattene, ritorna da quel tuo socio! Torna a fare l'amore con lui! Tanto quando siete a letto insieme ci sono anch'io, sai? Non qui, qui! Luisa, vieni! Vigliacco! Vigliacco! Tu hai sempre giocato con me, con le mie paure. Vuoi essere sempre tu il più forte, come ti odio. E piantala. Oh, non dovevo venire, non dovevo venire. Su, piantala adesso. Asciugati gli occhi. Io voglio portarti in un posto. A dove? Vieni, vedrai. Andiamo, su. Coraggio. Niente, mica tutte le cose devono avere un senso. Ci mettiamo fuori, no? Va bene. Adriano, noi ci mettiamo fuori. Fuori? Beh, contento lei. Ciao. Ciao. Ma com'è che hai litigato col maestro durante le prove l'altra sera? Arrivano questi caffè? Sì. Ah, telefono ai ragazzi per la prova di stasera. Tu intanto ordina. Che cosa prendi? Non so, quello che prendi tu. Con cosa vuole cominciare? Cosa c'è? Abbiamo risotto con seppienire, zuppa di pesce, spaghetti, fettuccine, lasagne. Spaghetti per due, abbondanti. Dopo? Per dopo vedremo. Vino bianco o rosso? Venezia, io non ci rimango. Che cosa faccio qui? Quei due che bevono? Soligo. Un vino locale, molto buono. Quello lì. Scusi. Prego. Mi dica, Adolfo non c'è più? Adolfo... Ah, non c'è più da tanti anni, chissà dove. Grazie. Di che? Ma sì, l'ho già fatta la domanda per il concorso. Ma quando scrivi, sei sempre con me? Sì, vabbè. Potessi studiare io per te. Una volta i capelli li portavi giù. Abbiamo le prove alle 8:15, credo che non potrò accompagnarti al treno. Non fa niente. Piuttosto in Alaska, gli ho detto. Allora dimmi tu. È inutile, c'è sempre qualcuno che ricomincia. È giusto, no?
Viene da dirgli vattene prima che sia tardi. Oppure eccoti le chiavi, va a casa mia, c'è un grande letto, divertiti. C'è un grande letto? No, non pensavo a quello che credi. Volevo solo prenderti in giro. Flaubert era un genio. Che c'entra Flaubert adesso? Niente. Posso bere alla tua felicità? Prima voglio sapere che cosa c'entra Flaubert. È un tizio che ha scritto un romanzo intitolato Madame Bovary. Questo lo so. Ma poi? Il bovarismo è così connaturato nell'animo femminile che una donna ci prova gusto a mettere le corna all'amante andando a letto con il marito. Posso bere alla tua felicità? Ovunque essa sia? Chi lo sa se ho mai cessato d'amarti? Io lo so. Cosa? Che non hai mai cessato d'amarmi. Se credi che venga a fare l'amore con te, ti sbagli. Non credo niente. Prego. Spaghetti. Che idea meravigliosa. C'è un significato, eh? Che dicevo quando portavano gli spaghetti? Dai, che ti dicevo? Mi dicevi, mangia. E poi? Avanti. Dicevo, mangia, e poi? Che dopo facciamo l'amore. Che dopo facciamo l'amore. Ed era bello, dimmi. No, ti prego, voglio saperlo. Era bello. Con te, meraviglioso. Ti vergogni di quelli là? No. Neanche in San Marco, pensa. Questa unione, due anime belle, amore, misericordia, sacrificio. Come sei bella. Tu seguirai tuo marito e tu provvederai alla tua sposa e ai figli. Vorrei aggiungere un'altra cosa che vi renderà più coscienti del grande dono. La più bella sposa di Venezia. Com'è che hai sciolto i capelli? Così. Stavi tanto bene? E quando sei stato a Ferrara? La settimana scorsa.
L'ho telefonato da lì. Volevi vedere Emilio? Ma è difficile da spiegare. Una volta lì, sì, mi è venuta la curiosità di vederlo, ma in realtà ero venuto per vedere te e Giorgio. Giorgio? Te ti ho vista. Il pomeriggio, poco prima delle 5. Sei uscita, hai preso un taxi. Eri molto elegante. Oggi ti devi essere vestita da povera. Temevi il colpo dei soldi, eh? E Giorgio? Giorgio non so se l'ho visto. Tra l'una e le due ho visto entrare nel tuo palazzo tre ragazzi. Avevano... sì, l'aria di tornare da scuola, erano sui 10-11 anni. Uno di loro era abbastanza alto, Bruno. Capelli lunghi. Aveva un maglione blu girocollo. Ma è sembrato come un po' mi somigliasse. Speravo di sentire la voce del sangue dentro, no? Ma non ha funzionato. Ma che niente. Forse funziona solo per i padri decenti. Lasciaci perdere, ti prego. Non è una gran vita la nostra. Forse non siamo nemmeno tanto felici. Almeno per quello che mi riguarda. Ma non ci manca nulla. Viviamo tranquilli. Giorgio è sano, cresce bene. È sereno. Ti prego, se gli vuoi un po' di bene, lasciaci perdere. Non capisco come fai a vivere a Ferrara con quell'individuo. Quanto ti odio. Sapessi quanto ti odio quando fai domande come questa. Ma che cos'altro avrei dovuto fare? Dovevo mettermi a cercare clienti sotto i portici di Piazza San Marco? Eh? A Ferrara ci siamo fatti degli amici, dei buoni amici, che credono, che fingono di credere che io sia la moglie di Emilio, la sua signora, come dicono tutti. Porto la fede, lo vedi? Anche se potessi non tornerei più a vivere a Venezia. È marcia! Questi colori glieli dai il marciume che la divora da secoli. Muore! Tornerà a essere il fango che era. È proprio questo che la fa bella. Ma non tutti possono capire. Bisogna avere in sé il senso della morte. E tu avresti in te il senso della morte? E da quando? Chissà, forse da sempre. Sei un buffone. Nient'altro. Dillo ancora. Sei un buffone. Un buffone! Forse hai ragione, ma il fatto è che sto morendo. Che significa? Tutti stiamo morendo. Ma vedi, io morirò presto davvero. 5-6 mesi. Forse meno, hanno detto i medici. Ma che stai dicendo? La verità, mia cara. Non è un imbroglio, vero? Un nuovo imbroglio? No, questa volta... purtroppo no. Ma si può intervenire, fare qualcosa? No, no. Che cos'hai? Male. Male qui.
Il brutto sarebbe perdere la personalità e finire così, a poco, queste cose possono fare dei brutti scherzi, dipende da dove vanno a sbattere. Bella roba. Quello che mi spaventa non è tanto il dolore fisico, sì, cioè, anche il dolore fisico mi fa paura, ma puoi prendere calmanti, farti iniezioni, gran brutto male. E la gente non ne parla mai, strano, come se non esistesse. Se io dimentico qualcosa, o non riconosco una persona, oppure ho l'impressione di essere stato altre volte in luoghi dove sono sicuro di non essere mai stato. Sono cose che capitano a tutti, lo so, ma quando capita a me è diverso. Bisognerebbe sapersi rassegnare. Ma non credo che accetterò di spegnermi così, come una candela, senza far niente. A me è sempre mancato qualcosa per essere un vero uomo, anche in questa circostanza. Zitti, zitti! Vorrei che fossi già morto. Lo so. Lo vorrei anch'io. Ma ci vuole pazienza. Signor... Cosa ti aspetti che faccia io ora? Assolutamente niente. Andiamo. È una cosa importante questo vostro concerto. Sì, per me sì. Benedetto Marcello, o Alessandro, non si sa bene. Noi lo chiamiamo Anonimo Veneziano. Pensa, è stato scritto 250 anni fa, nel pieno splendore di Venezia, e sembra il lamento funebre per questa città che va a farsi fottere. Abbiamo già inciso l'Allegro, è venuto abbastanza bene. Stasera proviamo il Largo. È meraviglioso. Pam 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 pam. Allora, se vuoi ti accompagno alla stazione, c'è un treno alle 4 e... No. Portami a casa tua. No, mi fa rabbia se pensi... Non penso a niente. È quella? Sì. Mi piace qui. Ti piace qui? Un ambientino da scapoli. Come vedi, ho cambiato tutto anch'io. Non c'è rimasto niente da allora. C'è rimasta questa, vedo. Quella c'è sempre. E che cosa dicono le donne che vengono a trovarti? Non credono che sei mia moglie. È scappata con uno ricco, gli dico. E loro rispondono, si vede, la faccia da puttana. Ah, fa come a casa tua, eh?
Mia cara, ti scrivo dopo 7 anni per non lasciare equivoci tra noi. Mi uccido perché sono stato colpito da un male inguaribile. E non me la sento di finire così giorno per giorno. Avrei voluto chiamarti qui e dirtelo di persona. Ma non l'ho fatto perché... Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Quando avrò inciso il disco mi ubriacherò da matto tutte le sere. Lo sai che ogni tanto a Venezia qualche ubriaco finisce in canale e ci resta? Sì. Dove la fate questa incisione? A San Vidal. È una chiesa sconsacrata. L'hanno affittata i ragazzi. L'acustica è perfetta. Ci tenevano dei concerti già nel 700. Non potresti lasciare tutto qui e venire a Ferrara? Una volta inciso il disco, si capisce? Dove? Da te? No, non pensavo a casa mia. Una clinica. Una casa di cura dove almeno potrei starti vicino. Devi essere pazza. Io non potrei morire. Non potrei aspettare di morire in un'altra città. E non perché sia nato e vissuto qui o perché sia la più bella città del mondo, no. Ma perché è in agonia. Come dicevi tu prima. E mi dà questo senso di morire insieme. Mi hai chiamato e resterò con te. No, partirei con il treno delle 6:10. No. Allora alle 9:35 è l'ultimo. No. Sì, sei a Ferrara alle 11. Alle 8:15 le prove, ma accompagno, vesti un po' lì e te ne vai. Ma... mancano 5 ore e mezza. 5 ore e mezza alla tua partenza. E 4 ore alle prove. 4 ore alle prove. Non è stata tua. Ti sei sempre data tutta quando facevi l'amore. Ferocemente. Eravamo giovani. Sono ancora giovane. Non diventerò più un uomo. Lo sai che non potrò più diventare un uomo? Sai che sono uno che non può dire tra un anno, un mese... Neanche tra una settimana, forse. A volte mi dimentico e penso alla primavera avventura. Zitto, zitto. Non ci sarà primavera avventura. Sta zitto, ti prego. Perché zitto? Sono io che muoio! Se non posso neanche parlare, devi ascoltarmi invece. No! Lo sai quale sarà la prima cosa che mi accadrà? Il segno della fine, voglio dire. No. La vista. Non ci vedrò più una mattina. Basta! Perché basta? Voglio che mi ascolti fino alla fine, no, invece. No, basta. E già adesso non ci vedo più. No. Non vedo più il contorno delle cose. No, no. Li hai riconosciuti davvero, i miei occhi erano mie, quelle pupille. No. Hai visto come ti ho guardato tutto il giorno? Rispondi! Ti fai male così? Adesso sai perché ti ho fatto venire a Venezia. Avevo bisogno di qualcuno. Di qualcuno con cui soffrire insieme. È per questo, capisci? Per questo. Quando ti capita una cosa come questa, c'è da impazzire se si è soli. C'è da impazzire.
E non c'eri che tu, solo tu. Insostituibile. Sei andata via e sono stato sempre solo. Perché non ci sei che tu che sai soffrire con me. Era questo che volevo. Ecco, adesso basta. Basta davvero. Posso dirgli che pensavi a lui mentre suonavi? E a te? Ah sì, ho chiamato Ferrara. È meglio che avverti che arrivi con l'ultimo treno. Ma pensavo di farlo alla stazione. E perché? Chi ti sente? Io non esisto. Pronto? Giorgio? Sì, ciao, sono la mamma da Venezia. Aspetta un momento. È Giorgio. Gli vuoi parlare? Giorgio, senti, di a papà. Di a tuo padre che non vengo col rapido. No, no, non occorre che lo chiami. Avvertilo tu. Digli che arriverò con l'ultimo treno. Sarò lì alle 11. Sì. Ah, digli anche che non si preoccupi, va tutto bene. No, cenate pure intanto. Io mi arrangio. Ciao. Ecco fatto, un mangiadischi e un registratore. Ma non ce l'hanno già per caso, eh? No, no, ne sono sicure. Ah, bene, allora questo è per Giorgio e questo per l'altro. Già, come si chiama l'altro? Anna Maria, è una bambina. Una bambina? Ricordi che anch'io volevo una bambina? Non sarei stato un padre migliore. Beh, questo è per Giorgio e questo per Anna Maria. È più facile da usare.
Ecco, signorina, prendo questi due. Quanto fa? Le faccio subito il conto. Vuole che glieli mandi a casa? No, 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 me ne incarti. Insieme, pacco su. Grazie. Grazie a lei, signor. Ti uccido io. Capitato a me quello che hai tu e fossi venuta io a cercarti, che avresti fatto? Oggi ho curiosato fra i tuoi libri. Ce n'era uno che aveva una pagina tutta segnata. Il suicidio come intervento dell'uomo in uno dei due fatti che gli sfuggono. La vita e la morte. L'hai segnata tu? Chiunque quando gli capita una cosa del genere pensa al suicidio. La vita ti vuol fregare e tu con un anticipo, magari del tutto ridicolo, la freghi. Essere il più forte, quello che decide. Ma non ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta neanche a finire la lettera che avresti voluto mandare. Non ce l'ho fatta, e allora? Allora non sei il più forte. Non sei più niente. Non sei che un povero disgraziato che sta morendo e che ha paura. Certo che ho paura. Ho paura quando mi addormento, perché ho paura che la morte arrivi nel sonno. Ho paura quando incontro una persona, perché penso subito, perché a me non a lui? Ho paura quando suono, perché potrei restare lì con questo tra le mani. Questo che è stato tutta la mia vita. Perché non dovrei aver paura? Forse maestro sostituto. Ma tanto è provvisorio. Lo sai che non voglio restare qui a Venezia. E adesso ti comprerò un vestito da regina. Come le regine d'un tempo che nelle grandi occasioni si vestivano tutte d'oro e d'argento. No, ti prego, no. Non vuoi?
Qui fanno i broccati più belli del mondo, lo sapevi? Sì, lo so, ma perché non mi pare... Non hai il senso delle convenienze, mia cara. Ti batti troppo per l'eredità. Lasciami sperperare. Se sarà ancora aperto. Ah, sempre fortunato io. Qui dentro non si sono ancora arresi alle macchine. Alcuni di questi telai hanno più di 300 anni. Al mondo c'è più poesia di quanto si creda. Come sei bella. Hai detto qualcosa? No, no. Mi hanno detto che eri qui. Non si può dire che sei un cliente assiduo. Ciao. Ciao, come stai? Senti, non abbiamo molto tempo. Oh, scusa, mia moglie. Tua moglie? Buonasera. Buonasera. Puoi farle vedere qualcosa? Certo, figurati, tu conosci la strada. Prego, signora. Ricordi, amore mio, quando lo leggevamo insieme, è detto con molta arguzia, non trovi? Fatto? Tutto fatto. Per favore, fammi subito il conto e manda tutto alla stazione, al treno delle 21.30 per Bologna. Anche il pacco che ho lasciato all'ingresso. Va bene. Ah. Prego, signore. Grazie. Arrivederla. Arrivederla. E fatti vedere. Ciao. Spero sia rimasta contenta, signore. Una volta ho visto tirar su un cane affogato. Era orrendo. Gonfio, gonfio. Chissà quant'acqua aveva bevuto. Sembrava un pupazzo di gomma. Solo gli occhi. Li aveva ancora aperti e ti fissavano seri. Composti. Uno sguardo pieno di dignità.
sempre l'ultimo. Allora, sarà bene salutarci qui. Tornerò. Assolutamente no. Ma non vorresti... È la cosa che vorrei più al mondo, averti vicino fino alla fine. Ma ho vergogna, capisci? Sì, capisco. Non ti ho dato che male. Non pensarlo mai, puoi farmi tutto tu. Perché sono tuo marito? O perché muoio? Perché ti amo. Ricordi la prima cosa che ti ho detto stamane appena ci siamo visti? Grazie di essere venuto. Grazie di essere venuta. Fatto! Tira su! Eccomi qua, ragazzi. Oh, finalmente. Buonasera, professore. Anche questa volta sono l'ultimo, vedo. Non si preoccupi, ci pagherai il caffè anche stasera. Sì, ma stasera la colpa non è tutta mia. Mi ha voluto accompagnare mia moglie. Buonasera, signora. Buonasera. Si fermerà qualche minuto, se a voi non dispiace. Per carità, se non dispiace a lei. No, si figuri. Io comincerei con una prova, lei che ne dice? Come vuole lei, professore, ma io comunque registrerei anche questa, è meglio. D'accordo. Grazie. Impaziente. Zitto tu. Pronti? Pronti, 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 pronti? Vabbè. Pronti? Anonimo veneziano. Concerto in do minore per oboe e archi. Secondo movimento adagio. Registrazione prova.
Scusate. Meglio che vai, amore mio. A casa ti aspettano. Ricominciamo da capo. Pronti? Anonimo veneziano. Concerto in do minore per oboe ed archi. Secondo movimento adagio, registrazione, prova.